Ricapitolando, questa è la maglia diritta classica che si lavora sempre davanti, sia che dobbiamo lavorarla a diritto, sia che dobbiamo lavorarla a rovescio. Questa è la maglia diritta della nonna Western e la lavoriamo sempre prendendola dietro, sia che la lavoriamo a diritto, sia per lavorarla a rovescio. Il rovescio invece va preso sempre da davanti, anche se dobbiamo lavorarlo a diritto, e quello che cambia è come prendiamo il filo. Così per lavorare un rovescio della nonna e così per lavorare un rovescio classico. A volte si può sentire che una maglia presa da dietro produce una maglia ritorta. Non è vero, dipende da come è stato lavorato appunto il ferro precedente e se questa maglia si presenta come diritto classico o il diritto Eastern o della nonna. Perché se è un diritto classico e lo lavoriamo da dietro, effettivamente produciamo una maglia ritorta. Ma se è un diritto lavorato in precedenza con il metodo della nonna, lo dobbiamo prendere da dietro per non avere una maglia ritorta. Perché se lo prendiamo da davanti, come il diritto classico, ecco che si ritorce. Insomma, bisogna sempre usare i rovesci che corrispondono ai diritti che avete deciso di usare, o della nonna o classici, senza cambiare in corso d'opera, anche perché cambiando in corso d'opera non cambia l'aspetto della maglia, cioè vengono sempre uguali, però può cambiare la tensione perché ognuno è abituato comunque a lavorare in un certo modo. Quindi se lavoro ora con il diritto classico, ora con quello della nonna, ora riprendo quello classico, si creano queste barrature dovute a una diversa tensione. Conviene imparare entrambi questi metodi non solo perché il rovescio della nonna è molto meno faticoso, ma perché ognuna di queste maglie può tornare utile in una determinata situazione. Per esempio, se dobbiamo lavorare due insieme a diritto con l'inclinazione a destra, fa al caso nostro il diritto classico, perché l'inclinazione a destra si ottiene subito ed è pulita. Se invece dovessimo ottenere l'inclinazione a sinistra, con un diritto classico non ci riusciremmo mai. Dovremmo passare queste due maglie, rimetterle sul ferro, quindi di fatto farle diventare i diritti della nonna e poi lavorarle insieme come il diritto della nonna. Solo così si ottiene un'inclinazione a sinistra pulita. Con il diritto della nonna succede il contrario. Come abbiamo detto, per ottenere l'inclinazione a sinistra basta lavorare due maglie insieme molto facilmente, ma per far inclinare queste maglie a destra, se le lavoriamo prendendole come diritto classico, è vero che si inclinano a destra, però la maglia risulta ritorta, perciò dovremmo cambiarne la disposizione, farle diventare diritti classici, dopodiché lavorarli insieme. Allora, in previsione di questo, potremmo agire già in precedenza sul rovescio del lavoro. Per esempio, se dobbiamo fare la diminuzione per un réglan, quale che sia il nostro metodo abituale, se sappiamo che andremo a lavorare sul diritto queste due maglie insieme con l'inclinazione a destra, ci conviene già sul rovescio lavorarle come rovesci classici.
e poi magari proseguire con i rovesci della nonna, e sapendo che invece queste due maglie dovremo lavorarle con l'inclinazione a sinistra, le lavoreremo con il rovescio della nonna. Così, quando passiamo sul diritto e dobbiamo fare le nostre diminuzioni, non dovremo cambiare la disposizione delle maglie, ma queste due maglie che si presentano come i diritti della nonna, le lavoreremo semplicemente insieme, e queste altre due maglie che si presentano come diritti classici, di nuovo le lavoriamo semplicemente insieme, senza spostare, senza passare, scambiare niente. Ecco qua, sul rovescio abbiamo usato di nuovo lo stesso trucchetto e abbiamo qui due diritti della nonna che incliniamo semplicemente a sinistra e qui due diritti classici che lavoriamo insieme con l'inclinazione a destra.